Buongiorno amici, bentrovati sul canale Jacopo qui con voi per parlare di tecnologia e dell'evoluzione e o involuzione della nostra società. Lo faccio perché di recente avevo ordinato, poi gliel'ho rimandato indietro, un Samsung Watch, un Samsung Galaxy Watch 5 Pro Bluetooth. Al modico prezzo di 194 sterline. E nell'acquistare questo oggetto avevo richiesto, avevo selezionato l'opzione di mandargli indietro il mio vecchio Garmin Watch, e facendo ciò loro mi hanno applicato uno sconto di 100 sterline sul prezzo del prodotto. E ho detto, beh, perché no? Allora, poi ho ricevuto l'oggetto, mi arriva l'email che conferma che l'oggetto è stato consegnato a casa mia e mi ricorda che devo spedirgli indietro il mio vecchio orologio per essere corretto con la mia richiesta di sconto, per essere coerente con questa scelta. E mi dice, l'email mi dice questo: Please note, quindi attenzione. Failure, il fallimento nell'inviarci il tuo oggetto che hai selezionato per, no, il trade-in device, quell'oggetto che vuoi darci indietro, ecco. Quindi il fallimento di spedirci questo oggetto nel periodo specificato, che sono 2 settimane, loro ti danno 2 settimane per mandargli indietro il tuo vecchio orologio, risulterà nel tuo sconto che verrà annullato e dal tuo sistema di pagamento. Quindi annullato, ti andranno a riprendere quelle 100 sterline dal suo sistema di pagamento. Se fossimo non in grado di riprenderci lo sconto dal tuo sistema di pagamento, quindi magari avete disabilitato la carta di credito, la carta di il vostro bancomat è vuoto, teniamo il diritto, we reserve the right to remotely disable your new device. Teniamo il diritto di disattivarti a remoto il tuo nuovo orologio, quello che hai ordinato. Quindi, cosa mi dicono? Se tu non ci rimandi indietro l'orologio, se per caso, visto che non ce l'hai rimandato indietro, noi non riusciamo a recuperare le 100 sterline che ti abbiamo fatto di sconto, noi abbiamo il diritto di disattivare il tuo oggetto, quello che hai acquistato, a remoto. Ragazzi, questo è pesante. Questi hanno accesso al device che gli avete comprato e ve lo possono spegnere in remoto. E vedete, Jacopo, che scoperta! Come sei intelligente! Non lo sapevi che hanno accesso a tutto e potrebbero farlo su tutto. Sì, va bene, uno può intuire che potrebbero farlo, però non pensereste mai di leggere un'email in cui vi dicono che se non fai questo, loro te lo disabilitano e quindi te lo rendono inutile, diventa un pezzo di plastica di merda che non serve a niente se è disabilitato in remoto. E quindi, ovviamente, una persona che si è fatta 4 dosi di vaccino e guida un'auto elettrica e apprezza le pale eoliche e l'Unione Europea non riesce ad andare al di là dell'oggetto orologio, non riesce a capire che questa metodologia, questo approccio al commercio, alla proprietà privata si può applicare a cose molto più significative che uno stupido orologio, come la vostra merdosa auto elettrica, sempre se ne avete una, se potete permettervela. Potrebbero dirvi che non avete più, avete finito i crediti di CO2 e non avete più diritto a guidare la vostra auto per questa settimana, per questo mese, finché non pagate una multa. Magari non avete pagato il bollo alla macchina, alla vostra Tesla del cazzo, non avete pagato un qualcosa che si sono inventati, che hanno deciso che dovete pagarlo, e loro hanno il diritto di disabilitare a remoto la vostra auto. Ma non finisce qui, perché finché disabilitano l'auto, magari. Ma cosa ne pensate se dovessero disabilitarvi il vostro smart meter, il vostro contatore elettrico
di case, che in Italia mi sembra tutte le case ormai hanno già, in Inghilterra un po' meno, però in Italia mi pare che l'hanno installati già da tempo. Se dovessero staccarvi l'elettricità di casa, da casa vostra, in maniera remoto, magari già lo fanno se non pagate le bollette, però in maniera più automatizzata, più veloce, più efficiente, a remoto vi disabilitano quello, oppure, come ho detto, vi disabilitano l'auto, vi disabilitano tutto quello che possono gestire in maniera digitale e remota. La famosa Internet of Things è una grande fregatura. Se gli oggetti sono collegati online, possono essere manipolati, monitorati e disabilitati online da qualcuno. Quindi dove finisce la proprietà privata se c'è sempre qualcuno che vi può staccare le cose? E abbiamo detto che potrebbero esserci le quote di CO2 perché inquinate troppo. Oppure potrebbe essere perché non vi siete fatti il vaccino contro l'aviaria. Oppure potrebbe essere perché vostro figlio non si è fatto 15 dosi di qualsiasi stronzata che il ministro della salute si è inventato. Oppure potrebbe essere perché c'è una crisi climatica. Oppure perché c'è la guerra. Potrebbero dirvi che visto che c'è la guerra non dovete fare più di 20 km al giorno con la vostra auto. Oppure non dovete consumare più elettricità o acqua di quello che loro hanno deciso. Tutto è possibile. Cosa ne pensate? Vi piace questa evoluzione della società, questa involuzione? Pagate degli oggetti molto costosi per sapere poi che c'è qualcuno che ve li può spegnere a distanza. Oltre che a spiarvi, monitorarvi, registrarvi, tracciare ovunque andate, qualsiasi cosa fate, il vostro battito cardiaco, la vostra pressione, quante volte respirate, quante scorregge fate. Oltre a quello, che è incluso nel pacchetto, perché quando accettate tutti i loro termini di servizio sicuramente c'è anche scritto che tra tutto quello che fate è tracciato, registrato nel loro data center e verrà mantenuto per i prossimi 25 secoli, c'è il fatto che vi possono spegnere le cose. Un po' come, non so se vi ricordate quando è uscito lo scandalo che i device Apple li avevano fatto dei taroccamenti per cui le batterie duravano ancora meno di quello che dovevano durare, quindi un'obsolescenza programmata a 360 gradi. Era stato un mega scandalo. Loro con un update scaricato da internet così, che ti obbligano sempre a fare gli update al telefono, il tuo device poi funzionava sempre peggio ed era fatto apposta. Un po' come la Tesla, quando voi comprate l'upgrade per fare lo 0-100 in mezzo secondo più veloce, più rapido, voi scaricate un software che va e poi a toccare delle cose magari anche appunto fisiche, firmware. Quindi questo è il mondo di merda in cui stiamo andando incontro. E fa schifo al cazzo. Ma la stessa cosa si applica se voi avete un account Amazon, dove avete comprato magari da bravi inferiori, avete comprato dei film, o anche su Spotify, non lo so, dovunque possiate comprare dei prodotti digitali, dei libri, avete comprato i libri Kindle, i film su Amazon Video, gli album musicali sulla piattaforma Salcazza. E allora un giorno vi possono bannare dalla piattaforma e perdete tutti i vostri prodotti digitali, persi, zero. Avete comprato degli oggetti al prezzo di una cosa quasi fisica, perché un Kindle costa il 25% meno di un libro fisico, forse. 30%, non lo so, ditemelo voi. E poi loro vi possono bannare l'account, vi possono impedire di avere accesso a quello che avete comprato e arbitrariamente, senza problemi, non devono dare spiegazioni a nessuno. Vi piace questo mondo? Ebbene, allora continuate a dormire, maledette pecore. Alla prossima, ciao!